stiamo percorrendo la salita che porta alla località Pantere. È una salita che è teatro di gara già da 2 anni a questa parte, con l'edizione 2009 e 2010 del Giro dei Grassi. È una salita dura, non è difficile tecnicamente, il sentiero, come si vede, è sempre ben segnato. È una salita comunque molto dura, il dislivello non è altissimo, sono poco meno di 200 metri, l'attacco è a circa 340 metri di dislivello, 340 metri di quota, l'arrivo è a 520. In inverno il sentiero è reso scivoloso spesso e volentieri dall'umidità e dal fango, soprattutto dopo giorni piovosi il terreno fa fatica a drenare l'acqua e, non essendoci erba ma terra, rimane fangoso per parecchi giorni. È una salita che, se non si ha un discreto allenamento, risulta quasi fatale. Pochi, diciamo, potrebbero anche tornare indietro. È comunque un buon allenamento. Niente da dire anche in vista del prossimo impegno di gara, che sarà, speriamo, intorno a febbraio del 2012. Ecco che qui il terreno finalmente spiana un attimo. È quasi peggio della cresta del Veneroccolo, soprattutto se si è perso un po' di allenamento come me. Vabbè, ci vediamo dopo su in cima, così vedremo il panorama che si ha dalla località Pantere.